Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mortal Shell, un gioco che è stato finanziato da Epic Games e sviluppato dai Cold Symmetry. Stessi sviluppatori che voglio ringraziare perché è stato veramente un bellissimo regalo ricevere, inaspettato ricevere questo titolo. Che cos'è? Dire la verità, avevo sentito questo nome più volte nel corso dei mesi, ma non lo avevo mai approfondito. In pratica è una sorta di Souls-like, ma non sviluppato dai From Software, per la precisione. È un indie però. È un indie, tra l'altro ho notato che qua nella modalità video c'è una funzione un po' divertente, che è questa, dove rende tutto pixeloso, anche la grafica sotto, però vabbè. Questo lo lasciamo magari per i masochisti. Lo iniziamo insieme perché lo andremo ad analizzare e vedremo così che impressione mi fa come prima esperienza. Il gioco è in italiano, non c'è su Steam, ma è solo su Epic Store, ma si prevede un arrivo nel 2021 di questo titolo sulla piattaforma Steam, probabilmente in estate. Un anno generalmente durano le esclusive. I toni sono cupi. Probabilmente gli sviluppatori hanno scelto di mandare una copia del titolo a me perché mi sono presentato anche in un certo modo e gli ho detto che volevo portare all'utenza un titolo non per divertire, ma secondo me vi divertirete a vedermi morire, perché di solito è così, anche per Sekiro mi tirano per il culo ancora adesso, ma semplicemente perché io tendo a mostrare com'è effettivamente un gioco, facciamo due valutazioni, insomma. Questo gioco io non so ancora dirvi il prezzo, perché lo sto giocando, che è il 13 di agosto, ma il gioco esce il 18, il 17 scade l'embargo. La particolarità di questo titolo, che si chiama Mortal Shell, sarebbe una sorta di guscio, di conchiglia, insomma, è la peculiarità di questo personaggio di diventare, diciamo, resistente e robusto, una sorta di corazza. E questo va un pochino a modificare il gameplay. Eccola qua, la funzione, pietrificarsi. Hai ereditato la capacità di pietrificare il tuo corpo. La pietrificazione previene i danni causati dagli attacchi, ma si sgretola rapidamente quando subiscono danni fisici. Tieni premuto CTRL per pietrificarti. Perfetto, allora se io annullassi, ok, vediamo, schiva con lo spazio, ok, doppio clic, devo provare a pietrificarmi, eccomi qua, sì, ho resistito così, vediamo fino a che punto magari sarà legnoso il titolo, graficamente carino, nulla di miracoloso. Il sonoro è bello, le atmosfere sono cupe, tipiche di giochi di questo tipo. Vediamo che cosa c'è lì in fondo. E esamina la statua. Ok, abbiamo finalmente un'arma. Spada consacrata. Una spada pesante con una cavità nel centro. Sarà da mettere qualche oggetto magari. Vediamo. Puoi pietrificarti nella maggior parte delle situazioni anche mentre attacchi. Sperimenta la pietrificazione in momenti diversi. Durante l'attacco contieni premuto. Ah, ok. Allora, io credo si presti bene anche con il pad, ma io lo gioco con tastiera e mouse. Ah, con il tab lo agganciamo, il tasto destro è un attacco pesante, mi pietrifico. Ah, praticamente gli restituisco, una schivatona. Mamma mia, non vedo la vita, non vedo nulla. Ah, ok, la barra in basso a sinistra è quella della pietrificazione che mi dice quando posso pietrificarmi.
tipo adesso. E voglio attaccarlo pesante. Pietrificati mentre... Ah, ok, ok, è una sorta di tutorial. Quindi io premo questo. Ok. Ah, figo. Figo, figo, figo. Adesso non... devo capire se sto tornando indietro o sì, probabilmente sì, perché lì c'era il tizio che mi ha dato la spada. Quindi andiamo avanti. Senso dell'orientamento, come sempre, portami via con te. C'è un oggettino qui. Raccogli simbolo mortale. Oggetto ottenuto simbolo mortale genera un legame con il regno mortale. Familiarità, ok. E quindi andiamo di qua. Andiamo di qua. Vediamo, questo è un tutorial, un enorme tutorial. Scatto, attacco in corsa. Figo, così. Sì, ma probabilmente col tizio di prima non fosse stato un tutorial, sarei già morto. Fighissimo. Si è pietrificato anche lui. Adesso è comparsa la vita, che non è mai una buona cosa. È un boss questo. Ho visto adesso la vita in alto. Sono già praticamente morto. Premo. Scusi. Ok. Sì, la campana è proprio un Souls. Sì, era oltre le mie possibilità, credo. E niente, di questo titolo adesso lo proviamo un pochino, poi mi riservo magari di provarlo un po' più approfonditamente, magari ci faremo una live. Dipende molto, e qua lo dico e varrà sempre per il futuro, ai commenti. Anche perché se vi state domandando perché non hai mai riportato giochi che... perché non commenta mai nessuno. La realtà è quella. Allora, Folgrim. Una torre emette un zio, dove un abitante silenzioso rimugina sul suo destino. Ok. Allora, lo hanno già definito, perché ho visto delle anteprime, una sorta appunto di Souls che non innova, ma aggiungendo questa meccanica della pietrificazione va a diventare comunque un'ottima variante al classico gameplay, benché... il personaggio non mi faccia impazzire. E poi soprattutto non è sviluppato da una casa grossa, ma è un progetto in cui è un indie, ma sostenuto da una grande casa come quella di Epic Games. Vabbè, stiamo camminando all'interno di questo tunnel e vedremo adesso che cosa succederà. Sì, ma stiamo andando contro le leggi di gravità. Vediamo. Silenzio. Beh, posso correre, quindi acceleriamo un pochino. Sì, graficamente non è miracoloso, ma si addice a un indie comunque, quindi... questo sembra una cassa toracica. E questi? Cos'è questo? Ma... questo è l'attacco pesante che non ho ancora avuto modo di usare. C'è una via che va di là e una via che va di qua. Vado di là prima, eh. Vediamo che... sono quasi morto da prima. Occupa involucro sconosciuto. Vediamo un po'. Sì, perché in effetti sembriamo un po' un predator adesso. Predator, come si definisce. Vediamo se... abbiamo cambiato forma. Oh, finalmente abbiamo un aspetto quantomeno umano.
Abbiamo abitato un involucro sconosciuto. Interessantissima anche questa cosa. Un uomo è qualcosa di più di un semplice involucro. Oh, finalmente abbiamo una forma decente. Col tasto Q che cos'è che fa? Ah, si cura. E mi sono buttato via la cura. Vabbè. Speriamo di trovare una sorta di falò. Fall game. Adesso. Vediamo. Fungo. Fungo guarnito, fiorisce dove viene versato il sangue. Ok, ce n'è ancora? Sì, ce n'è ancora. No, non ce n'è più. Vabbè, niente, c'è una via che va di qua. Vediamo che cosa c'è qui. Sarà. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cos'è. È una visione. Percepisci istinto, ok. Visione di futilità. Questa visione di futilità è quasi opaca. No, non c'è una grande interazione con l'ambiente. Ci sono delle carte. Ah no, qua sì, c'è qualcosa. Oggetto ottenuto, liuto semplice. E poi un residuo di tar, poco più che un residuo di nectar. Ok. No, vorrei capire perché col tasto I accediamo agli oggetti rapidi, gli involucri e il compendio. Molto interessante perché con l'aiuto che cosa possiamo fare? Ah, vediamo tutto, uso illimitato, consumabili. Ah, il liuto, ok, usa questo oggetto per rivelarne il suo effetto. Usa 10 volte in più per svelare maggiore. Ah, figo, proviamo, proviamolo. Oggetti rapidi. Vediamo un attimo anche gli involucri, se me ne dà altri. Al momento abbiamo questo, poi ce ne sono altri. Ok. Il compendio invece ci dice tutte le cose che abbiamo preso, che abbiamo trovato, l'uso limitato, l'uso limitato. Ok, interessante. Io vorrei capire. No, cosa stai facendo? Ah. Ah, ok, lo sta usando così? Sì. Ok, familiarità, dobbiamo usarlo 10 volte per capire cosa fa. Usa 9 volte. Ok, usiamolo. 2. Sì, va bene. Adesso facciamo questa cosa un po' tediosa in modo da capire che cacchio ci dà. Sto a fare qui. 3. Cioè, stiamo cercando di scoprire più cose su questo oggetto e soprattutto sulle meccaniche di questo gioco che onestamente devo dire che mi stanno stupendo perché mi stanno già facendo fare delle cose stupide, ma che in un Souls non trovo, soprattutto perché le cose che non mi stavano convincendo all'inizio, la forma del protagonista, il movimento, allora la forma è stata compensata da questa cosa degli involucri che io non conoscevo. Poi ci sono questi oggetti qua che comunque non mi fanno pensare solo a un combattimento, ma anche qualche oggetto da scoprire. Quello che all'inizio sembrava un qualcosa di legnoso si è andato un pochino a perdere prendendo l'involucro di questo tizio morto. Quindi ci siamo quasi. Dai, ancora un colpo di liuto e scopriremo che cosa ci fa il liuto. È anche una cosa inutile, però la proviamo. Ok, maxata la familiarità. Ok, vabbè, suono, sei molto bravo, ma insomma, che cosa fa il liuto alla fine? Allora, un liuto semplice. Offre proprio piacere, la musica di un semplice liuto serve a placare sia l'uomo che la bestia. Ah, ok. Percepisci istinto? No, questo è quello che stavamo guardando prima, ma non si capisce a che cosa si riferisca. Allora, intanto qua sta crescendo il fungo, quindi vabbè, andiamo avanti. Non c'è modo di. Eccolo lì, la visione che abbiamo visto è quella. E dobbiamo andare lì e c'è qualcuno là. Mi piace molto, devo dire, mi piace molto. Ah, c'è una via che scende anche da qui. Vediamo che cosa c'è qui. Tanto la vita è al massimo perché ci siamo curati 1000 volte senza problemi. Salve!
Che palata che mi hai dato, Ciccio. Ma se potessi. Sono morto. Sono. Ah, sono uscito dall'involucro. È molto interessante la cosa che ho lasciato l'involucro lì e poi sono morto. Vabbè, la classica scritta che compare, diciamo che non è una cosa molto originale, ma rende l'idea che sono finito male. Niente. Ma non ho capito perché il tizio lì mi ha ucciso in due colpi, ma allora, un minimo di legnosità c'è ancora, devo dire, però vabbè, si riparte da qui, dall'inizio, perché ovviamente non ho raggiunto alcun falò. Dimmi che ho tenuto il liuto. Sì, fortunatamente ho tenuto il liuto. Quindi che cosa avrò perso? Qua abbiamo recuperato l'involucro e vabbè, ci ha riportato direttamente con l'involucro. Non so che cosa. Probabilmente il fatto di diventare, di tornare come eravamo prima, era un qualcosa di magari ultima spiaggia, insomma, per poter uccidere il mostro e rientrare, credo. E questi? Ditemi che voi siete. Eccola lì, la tagliola. Ci sono finito dentro in pieno. Voi? Dritto, è così preciso. Ok. Eccolo lì, di nuovo. Posso saltare dentro il mio involucro? Sì? Ah, ok. Ok, ok. Mi hanno involucro recuperato, ok. Ma scusami, io non capisco, ma io non riesco a capire, ma sti qua. Allora, non si vede la vita. Devo probabilmente attivarla da qualche parte. Però vabbè, con un po' di impegno, un po' di dedizione siamo riusciti a batterli. Adesso, che cacchio nascondete qua voi? Distillato inferiore, va bene. Questo? Ecco. Vabbè. Ragazzo, io me ne andrei. Perché sì. Magari con un po' di attenzione. Questo cos'è? Il forziere è bloccato. Perché è bloccato? Da cosa? Beh, premo. No, non posso curarmi. Arrivederci. Arrivederci, perché non ho intenzione di gigioneggiare, ma voglio andarmene su lì. Buongiorno. Salve. Scusate, ma io. Va bene, è un'indicazione che devo farmi un po' più fatti miei, perché sti qua sono veramente tosti e devo capire bene ancora come fare a schivare i colpi. Comunque, spero che appunto ci siano degli oggetti comunque più vari, magari rispetto a un Souls, dove qualche oggettino c'era, ma era tutto abbastanza legnoso. Sto trovando, no, in effetti un filino legnoso lo è il combattimento. Però probabilmente devo capire io. Diamo un'occhiata, giusto per sicurezza, ai comandi. Parata la F, questo non me l'ha detto nessuno. Left sinistro, schiva con lo spazio, scatto, ok. La parata è la F. La parata è la F, ma non c'è la parata. Quindi non me lo fa, non mi fa la parata. Probabilmente siamo ancora in pieno tutorial. E che tutorial? La cosa che mi infastidisce è che in questi giochi sembra si faccia apposta a renderli difficilissimi per mantenere una sorta di stile. Boh. Di sotto cos'è? Leggi iscrizioni. Performato. Ok. Va bene. Potessi. Ottieni visione, ok. Ah, ok, ok, ok. Perché non so se sono quelli che mi hanno ucciso prima, ma non credo.
Sono salito di qua che c'era la campana lì che si vedeva nella visione. Sto tizio qui. Oh, mi scusi. Adesso tu hai scartavetato un po' i maroni, eh. Fuggi, fuggi, sciocco. Sì, vabbè, vabbè, ma ragazzi, cioè. Non credo ci sia nemmeno la difficoltà da settare, quindi dobbiamo proprio farcela con calma. Campana dorata, usa questo oggetto per rivelare il suo affetto. Usa 2 volte. Ah, ok. Sì, bisogna usare gli oggetti più volte per scoprire che cosa fanno, un po' come identificare nei giochi di ruolo. Allora, vediamo un po', ho una freschetta, involucri, e oh ragazzi, non c'è modo di scegliere nel gameplay la... No, si può scegliere la dimensione dei sottotitoli, indicatore salute nemico, completa. Beh, vediamo, magari si vede la vita, ci facciamo più un'idea di quello che è il nostro destino. Andiamo. Adesso. La premessa per un gioco comunque interessante. Le premesse ci sono. Questo è senza ombra di dubbio. Dobbiamo salire là. E si sale di qua. Vediamo se adesso le impostazioni ci danno la vita del nemico. No, non ci sono tagliole. Crepa. Ok, una alla volta, per carità. Ok, sto iniziando a gestirmela un pelino meglio di prima. Vai via, fuggi, sciocco, maledetto. Ma c'è qualcuno? Non la bevi la fiaschetta? Ah, eccolo qua. Residuo di età, distillato inferiore, ok, lo bevo. Ok, bevuto attraverso l'elmo. E perché non ho più vita? Fungo. Io prendo tu. Se non mi date una tuonata, grazie. Visione di futilità, cosa serve? Mostra il tuo involucro. Aspetta, aspetta, aspetta che si sono distratti e magari riesco a farmi vedere il sito di Tar. Ah, mi danno tipo delle anime, non mi sta curando. Beh, un po' di... Ecco, qui sono veramente un babbanozzo. Fuggi, sciocco! Cioè, fare un... Una run proprio di questo gioco. Lo stai facendo nel modo giusto. Ok, scusate ragazzi, io vorrei. Scusate, perdoni. Volevo solo, dato che la gente sta guardando, volevo andare su, ma no, non si può. Scusate. Poi vorrei anche ricordarvi che il gioco non è ancora uscito, quindi magari qualche ottimizzazione viene fatta, soprattutto l'IA in questo caso. Ah, cos'è questo? È un forziere, va bene. L'ambientazione c'ha anche un non so che di magari di Norreno, insomma, qualcosa di nordico. Torre di Falgrim, figo, mi piace. Salve. Lei posso aiutare? Prega, per quale spirito ribelle è in ascolto? Ti chiamerò Foundling e tu puoi chiamarmi sorella Genessa. Abbiamo saltato quello che avremmo fatto in ore, battendo quei nemici lì. Vedo che sei ancora all'oscuro dei misteri dei venerati. Che individuo bizzarro che sei, usare un uomo come un involucro. Scella, involucro, alla fine non conchiglia. Lo hai risvegliato, ma non sai ancora nulla di lui. Portami uno dei suoi ricordi, anche un po' di Tara, penso che potremmo rievocare alcune memorie. Molto interessante. Dimmi che c'è un falò, almeno mi cambi la vita. Ma certo, devi prima trovare il tuo nome, Borbottio senza senso. Dovremmo approfondirlo questo titolo, eh? Lo dico già perché secondo me ha molto da dire. È anche diverso da quello che io bevo il tar divino, sì, assolutamente. Cerca il nome, devi scoprire il nome di questo involucro per risvegliare il suo potere.
Non nota io qua. Ottieni. No, me ne servono 250, quindi devo prendermi un po' di queste cose. Più 80. Ma è possibile? Non ne ho qui. Cos'è qui? Istinto. Vediamo, c'è una visione. È intrigantissimo, devo dire, però. E secondo me non è neanche roba di legnosità, è proprio sono io che sono una chiavica in questi giochi. Percepisci istinto. Ci sono tanti involucri qui che mi stanno dando delle visioni abbastanza inquietanti. E ha carattere questo titolo. Ha molto carattere. Secondo me sul genere Souls potrebbe diventare uno dei migliori di quest'anno come giochi indie, Souls-like. Perché per quanto io non abbia fatto una piega per nessun Souls, anzi mi siano durati veramente poco, per quanto anche qui le abbia prese di santa ragione, tutto questo che sto vedendo non mi dispiace. Io prendo funghi, insomma, mangio un po' a cazzo. Yes, slowly now. Vuoi bere il tè di vino? Sì, lo bevo, ma 250 visioni. Eh no, non ho niente, mannaggia, non si può. Devo battere mostri. Intanto vado di qua a vedere cosa c'è. Che se secondo me... Station. Cosa c'è qui? C'è già uno scontro con un boss? Sì, sono effettivamente morto. Scusi, i miei ideali involucro e me ne vado. Mi è tornata sulla vita. Ah, cioè in pratica io uso al momento giusto il mio... Sì, ma veramente io non riesco a muovermi, non riesco. Probabilmente bisogna usare il pad o comunque capire il pattern degli attacchi. Perché da quello che ho visto, comunque non hanno neanche questo gran pattern d'attacco, cioè hanno quei... cambiano ma non di tantissimo. Quindi non dovrebbe essere difficile. Devo fare un po' di allenamento. Allora, per intanto abbiamo... Ah, oh, si riparte da qui, grazie a Dio. Ti Please, prego, prendi questa take this maschera. mask. Torna sulla gente. It's Tutte le not tue unlike my own. visioni. Ah, ok. It's revealed, but your Il spirit, tuo spirito è legato. unlike my Ok, heart's forse ancora un dovere da adempiere. Vuoi communication bere il link. tar divino? Sì, ma non ho le anime. Il tar, infatti, non ne ho. Devi scoprire il nome di questo involucro per risvegliare il suo potere. Chissà qual è. Diciamo che di belle domande ve ne ho sottoposte. Quindi qua si sale. C'è tipo un corvo. Un corvo con la corazza. Che cacchio sto facendo? Simbolo e arma. Sigillo ossidato. Ah, mi ringrazia. Va meglio, grazie. Passato tanto tempo qualcuno ha alzato la mano verso di me con gentilezza. Sembra diverso, incontaminato. Sfortunato niente, poco d'offerta, a parte il sigillo ossidato. È un piccolo dono, ma non dubito quello che... Nel profondo dei templi dei devoti troverai le sacre ghiandole dei venerati. Riportami le ghiandole così che io possa estrarre il vero nectar, quanto basta per guarirmi. Forse anche tu puoi usarle per liberarti da questa misera terra prima di finire come me. Ok, interessante. Diciamo che allora di domande ve ne ho messe in testa, direi. Quindi potremmo anche interrompere qui, leggendo che cosa fa il sigillo ossidato, ovviamente. Il vecchio prigioniero ti ha donato il sigillo ossidato, esso ti consente di parare i colpi. Ah, siamo ancora in pieno tutorial e pensate quanto io stia già soffrendo. Ok, F la parata, quindi questo dovrebbe già cambiare. Contrattacco potenziato, richiede determinazione. Eh sì, perché, tra l'altro, ci sono... Allora, la possibilità di potenziare sigillo ossidato
E dovrebbero esserci anche le abilità da prendere. F, vedete, faccio la parata con sto affare qui. Bisogna essere proprio anche con un tempismo perfetto, perché non è che sta fermo. Residuo di tar. Ok. E questo? Questo sono, percepisci istinto. Sono un sacco di armi anche qui da poter prendere. O poter capire dove sono quelle armi per poterle andare a prendere. Niente, io vi dico, non è il mio genere, ma sembra fatto davvero bene. E il fatto del combattimento è, mi talmente non mi è dispiaciuto sto titolo, che vi dico che mi viene voglia quasi di imparare a combattere. Perché, ok, sono morto male, ma ci sarà un motivo per cui sono morto male, e probabilmente il motivo sono io. Quindi, anche perché dovrebbero esserci, appunto, come vi dicevo, dei potenziamenti, comunque delle abilità, perché parlava comunque di determinazione. Infatti, qua potete andare a potenziare, infatti, vedete, le abilità. Ed è quello che dovremmo fare una volta che avremo abbastanza tar. Quindi, io credo che al momento, residuo di tar, lo prendo. Ma non credo basti per fare quello che devo fare. Sì, lo bevo, ma ne ho 80. Infatti devo uccidere mostri in giro per poter potenziare. Ma questa direi che è decisamente un'altra storia. Per intanto vi chiedo di dirmi che ne pensate di questo titolo. E poi scrivetemelo qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.